tecnico Gallo, perché è chiaro che c'è stato un tourbillon di emozioni alla fine, il pareggio, poi la potevate, forse la dovevate anche vincere con il miracolo di Plizzari e la traversa di Meazzi, l'avete persa con la giocata di Franchini finale. Sì, è difficile da commentare, buonasera a tutti intanto, è difficile commentare una partita di questo tipo dove le emozioni sono state veramente tante. Per quello che io ho visto in campo è stato un primo tempo abbastanza equilibrato, dove il Pescara è stato bravo a sfruttare un'occasione su un errore nostro, su un seguire il riferimento cuppone da parte di Bonini, e quindi abbiamo preso gol. Nel secondo tempo mi è sembrato di vedere un Entella molto, molto in palla, che ha cambiato sistema di gioco e ha messo in difficoltà seriamente il Pescara. Abbiamo recuperato sull'ennesima palla inattiva e su questo siamo sicuramente all'altezza. Abbiamo avuto la possibilità di fare gol e secondo me avremmo anche vinto meritatamente a quel punto. E poi dopo però la capacità di lettura delle situazioni diventa fondamentale, quindi su una palla persa da noi ce l'ha ridata indietro al Pescara con molta carineria, noi siamo riusciti a ridargliela e abbiamo preso gol in maniera stupida. Quindi questo è il leggere le partite: quando tu recuperi la partita, sei al 90esimo, è vero che la vuoi vincere, ma in ogni caso ti togli tutti i rischi. Anche perché se hai il Pescara di fronte e concedi delle opportunità, il Pescara può punire. Il Pescara non gli devi concedere quelle situazioni, una palla frontale diritta per diritta, perché sono molto bravi a attaccare in avanti. Il mister ha fatto la storia del calcio, quindi lo conosco da prima da giocatore e adesso da allenatore, quindi non devi fare quel tipo di errore, e noi ci siamo cascati e abbiamo perso. Dispiace, perché obiettivamente non meritavamo di perdere. Ecco, diciamo, raccontiamo un po' tutta la partita. Primo tempo ha detto bene, sostanzialmente equilibrato. Forse mi aspettavo che l'Entella riuscisse a colpire un po' di più alle spalle della difesa del Pescara. Le chiedo, bravi Pellacani e Mesic a salire sempre con i tempi giusti, o Fagioli e Zamparo potevano fare qualcosa di più? Metà e metà. Bravi i difensori del Pescara nel duello, perché hanno vinto tutti i duelli, e meno bravi i miei attaccanti nella protezione della palla e nella possibilità alla squadra di risalire, perché poi la profondità ce l'hanno data poco il Pescara oggi, obiettivamente ce l'ha data poco. Ma nel primo tempo l'Entella è stato timoroso nel palleggio. Ok che dobbiamo attaccare la profondità quando affronti una squadra di Zeman, ma bisogna attaccarla con testa, quindi devi attirare, e per attirare devi giocare a calcio, soprattutto quando sei a ridosso della metà campo, in modo tale da poter attirare i giocatori in quello che il mister richiede, che è quello dell'aggressione in avanti, per crearti degli spazi alle spalle. E noi in questo caso nel primo tempo non siamo stati bravi, nel secondo tempo l'abbiamo fatto molto meglio, ma l'abbiamo fatto proprio giocando, non abbiamo più neanche attaccato alla profondità, ma abbiamo proprio giocato a calcio. L'ultima da parte mia, prima di una domanda da studio, Gallo. Da parte mia le dico, quando poi nel secondo tempo siete stati molto più propositivi, forse lì una tiratina d'orecchio al Pescara, perché ha avuto in tante occasioni in campo aperto la possibilità di chiuderla, era un rischio calcolato dover lasciare quel campo? Dovevo recuperarlo, ho cambiato sistema di gioco, ho messo più un giocatore in più offensivo e una mezzala offensiva, quindi sapevo del rischio che potevo correre, però se volevo recuperare la partita, secondo me quella era la strada giusta, e poi si è rivelata una strategia giusta fino poi all'errore di gestione e anche poi tecnico del gol subito. Una domanda, una da studio, e salutiamo il tecnico Gallo. Massimo Fabio, Profeta, Fabio, una domanda per Gallo. No, vabbè, io il mister, chiaramente l'analisi è stato molto lucido e gli faccio complimenti per le parole che ha detto. Volevo chiedere quanto è difficile per lui comunque magari cercare di cambiare questo trend in una piazza dove forse gli obiettivi iniziali erano diversi. Chiede Fabio Ferraresi quanto è difficile cambiare questo trend in una piazza dove magari all'inizio stagione gli obiettivi erano differenti. Non è sicuramente facile, perché cambiare quello che è il tuo pensiero quando è costruita in un certo modo una squadra è molto difficile. Però poi la realtà dice questo, e quindi prima lo si fa meglio è, se no poi diventa rischioso, e se non sei abituato poi il rischio non riesci neanche più a calcolarlo. A proposito di rischi, chiudiamo, non c'entra con questa partita, ma poi il Pescara ha incontrato in semifinale quel Foggia, quel rischio che ha preso l'anno scorso di salutare una squadra che poi è arrivata a giocarsi la finale, lo rifarebbe? Sì, perché non è stata una scelta tecnica, ma è stata una scelta di
di convivenza con chi fa un altro lavoro rispetto a quello dell'allenatore, quindi se fa un altro lavoro rispetto a quello dell'allenatore deve fare benissimo il suo lavoro e io devo fare benissimo il mio. Chiaro? È stato chiarissimo. Ma anche più che chiaro. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo della stagione.